quelli nei Trento centro in forza al Peristeri, e Brian Forbes visto lo scorso anno al Telecom Bonn, in secondo piano Tarik Owens, sul quale pare ci sia anche scafati il roster della formazione isolana. In questo momento manca soprattutto i due stranieri, ha già 8 giocatori, potrebbe completarsi praticamente, anzi 9 giocatori, potrebbe completarsi nel giro davvero di pochi giorni, e quindi rendere la Dinamo la prima squadra ad essersi completata in questo mercato 2024-2025. Questo invece è al momento il quintetto base della formazione di coach Nenad Markovic, con gli arrivi Bibbins, Sokolowski e Alilovic, con Brian Forbes che dovrebbe evidentemente essere la guardia titolare, sembra tutto in addirittura d'arrivo. Inoltre c'è da capire chi tra Alilovic e Renfro sarà il titolare. La conferma invece è per Eimantas Benjus, che sarà anche avversario dell'Italia al prossimo preolimpico. Andiamo in casa a Bertrand Tortona, dove l'ultima ufficialità è quella del playmaker Tommy Kuse dal Rasta Vetta, firma e mette in forse la permanenza di Colby Ross, firmato in pompa magna a metà della scorsa stagione con metà stagione al Buducnost non proprio positiva, ma comunque il MVP del campionato 2022-2023 per quanto riguarda la formazione di coach Walter De Raffaele. Al momento non ci sono altri rumors in arrivo, ma c'è sicuramente da stare attentissimi a quello che potrebbe essere lo sviluppo di un mercato che dovrà puntellare quelle che sono le parti migliori della formazione bianconera, con Chris Dowie e Colby Rost al momento a contendersi il posto, così come Tommy Kuse, ma con l'addio di uno dei due tra Chris Dowie e Colby Rost potrebbe cambiare tutto, potremmo rivedere Chris Dowie nello spot di guardia. Attenzione poi alla posizione di Leonardo Candi, che non è così certa, e c'è un'opzione per il 2025, potrebbe lasciare, mentre chi è sicuro di rimanere è Tommaso Baldasso, che ha l'opzione per il 2026, ma il suo contratto è già firmato per il 2025. Sembra già fatta ufficiosamente la permanenza di Andrea Zerini fino al 2026, un rinnovo biennale che però non è ancora stato comunicato dal club piemontese. Questo invece il quintetto base della formazione di coach De Raffaele, tanto da riempire. Vedremo se Chris Dowie sarà la guardia titolare. Andiamo in casa Dolomiti Energia Trentino, che ha dato il colpo a sorpresa. Miles Cale, alla classe 1999, nelle ultime due stagioni ai belgi dell'Ubo Limburg. Il giocatore si è aggiunto quindi al gruppo stranieri formato in questo momento da Dalton Holmes, una Trento che ha ancora le proprie mire su Guglielmo Caruso in uscita da Milano. Per lui c'è da battere la concorrenza di Cremona, potrebbe essere il sostituto perfetto con Jordan Bailly spostato nello spot di ala grande di ricambio, con comunque intercambiabile proprio con Willy Caruso, per il partente Paul Biliga, che è sul taccuino di Trapani ma vorrebbe rimanere nella zona di Milano per motivi familiari, così come Jeff Brooks. Andiamo invece a vedere quello che è il roster della Dolomiti Energia, la squadra di coach Paolo Galbiati. Confermatissimo capitano Toto Forrai, che stabilirà ancora un altro record di longevità, contratto fino alla fine del prossimo anno. Quinn Ellis, vedremo se verrà scelto al draft NBA, ma per il momento ha un contratto fino al 2026. Luca Conti non è più un giocatore della formazione bianconera, è uscito aveva contratto fino al 2025. È stato ufficializzato dal Vanoli Cremona. Jordan Bailly, Andrea Pecchia, Dalton Holmes e Miles Cale sono gli altri giocatori a reperto in questo momento della quella Trento, una quella Trento che vede il quintetto principale per il momento formato da Cale e Holmes, che è stato rinnovato come da opzione sul contratto firmato prima dei playoff. In casa Milano invece non ci sono ancora ufficialità, ma ci sono tanti rumors. Leandro Bolmaro, Josh Nigo, Nena Dimitrijevic, Avudu Abbas, Usman Diop, Tyson Ward, Zachary Day, e ho attenzione perché è sempre più forte l'idea che Danilo Gallinari, dopo il preolimpico o dopo le Olimpiadi, possa unirsi alla squadra di coach Ettore Messina.
una Milano che però ha tanti dubbi. Perché? Perché scadono contratti importanti. Scade il contratto di Nicolò Melli, scade il contratto e probabilmente scade la carriera di Sir Hines, di Kyle Hines. Scadono tanti contratti importanti, anche come quello di Tonut, che però è in talks per il rinnovo. Scade, per esempio, il contratto di Devon Hall, che è diretto al Fenerbahçe, che però avrebbe messo anche gli occhi su Shavon Shields, nonostante questi abbia rinnovato il proprio contratto fino al 2026. Questo in questo momento il quintetto della formazione di Ettore Messina. Solo Shields e Milotic sarebbero in questo momento certi di partire nel quintetto principale. Attenzione però al ruolo di centro e al ruolo di playmaker. Per quanto riguarda il ruolo di guardia, sarà importante la scelta, visti i problemi che ha patito Billy Baron. Andiamo invece in casa Extra Pistoia, dove continuano a cambiare tante cose. Non ci sarà coach Nicola Brienza, che è vicinissimo a Cantù. La questione è rimasta davvero in una dimensione stupefacente, perché il miglior allenatore della scorsa Serie A sarebbe andando, nonostante sia casa, nonostante sia un club blasonato come Cantù, in A2. E questo è un qualcosa che dovrebbe farci riflettere. Extra Pistoia si dice possa puntare su un profilo americano, così come la nuova proprietà americana capeggiata da Ron Rowan. Gli acquisti in questo momento sono quelli di Luka Brajkovic, Mikael Anuba, Carly Simmons e Michael Forrest. Sui rumors, occhio a Maverick Rowan, ala in forza Justin Adlabem e figlio proprio di Ron Rowan. Il roster in questo momento vede Gianluca Della Rosa, Lorenzo Saccacci, Mikael Anuba. Questi sono tutti con passaporto italiano. Pistoia passerà al 6+6. Luka Brajkovic, Carly Simmons e Michael Forrest. Andiamo invece a vedere quello che è il quintetto in questo momento. Sarebbe Forrest, Simmons e 3X, perché bisognerà capire se Brajkovic sarà il titolare o meno. In casa Germania in Brescia invece tutto in fieri. È andato via Alessandro Magro, per cui si vocifera dell'interessamento di Marresa, ma anche della possibilità di entrare nello staff tecnico di Milano come assistant coach per quanto riguarda la formazione della presidentessa Graziella Bragaglio e del presidente Mario Ferrari. Attenzione ai rumors, perché il nuovo allenatore quasi sicuramente sarà Giuseppe Poeta, in uscita dallo staff dell'Olimpia Milano. Per quanto riguarda i giocatori, attenzione ai nomi che per lo spot di playmaker, che sono Nate Mason, lo scorso anno in forza Alemán, e Nikola Ivanovic, lo scorso anno alla Runa Mosca. Questo sarebbe il nome più caldo. Andiamo invece a vedere quello che è il roster in questo momento. Amedeo Della Valle con contratto fino al 2026, Jason Barnell con contratto fino al 2025, ma con opzione per estenderlo di un altro anno, John Petrucelli fino al 2025, Nicola Chiele fino al 2025, Miro Bilan 2025 con opzione per un ulteriore anno. Attenzione però, perché le ultime voci, gli ultimi spifferi parlano addirittura dell'idea della formazione bresciana di dare carta bianca, via libera, foglio di via addirittura ad Amedeo Della Valle e a Miro Bilan. Questo in questo momento invece è il quintetto della formazione che dovrebbe essere di coach Poeta, ma al momento non ha un coach ufficiale, con Della Valle, Bernal e Bilan unici giocatori sicuri di partire quantomeno in quintetto, e due buchi nello spot di Playmaker e nello spot di Alaforte, che era stato di Kenny Gabriel. Andiamo invece in casa Napoli, dove le ufficialità riguardano Leonardo Tutè e Caspar Treyer. Leonardo Tutè che si è presentato ai tifosi napoletani chiedendo di dimenticare quelle che sono state le vicissitudini della sua precedente parentesi in azzurro. Zach Copeland, che invece si sta allenando, tra virgolette, sta giocando tornei estivi oltreoceano per tenersi in forma. Lo scorso anno al Bamberg, prestazione importante, stagione importante per l'ex Pistoia. L'ultimo arrivato è Caspar Treyer, in arrivo da Sassari. Per quanto riguarda i rumors, l'unico al momento che è uscito è stato quello di Frank Mason, playmaker in forza a Nancy. Ciò che risulta però a noi è che Frank Mason sia stato più che altro proposto dalla sua agenzia alla squadra, senza trovare riscontro. Noi lo registriamo come rumor, però possiamo anche avventurarci in una smentita.
prematura. Andiamo a vedere quello che è il roster di Napoli in questo momento. L'unico straniero al roster sarebbe Zach Copeland, mentre gli italiani sono in questo momento Giovanni De Nicolao, Dut Mabor, Leonardo Totè e Kaspar Preyer. Attenzione, perché è andato via Alessandro Lever, che è a brevissimo sarà annunciato dalla Reyer Venezia. In questo momento il quintetto di Napoli vedrebbe il solo Totè nel quintetto, nello spot di pivot, tutte da riempire, le altre caselle. L'unica certezza si chiama coach Igor Milicic. In casa Scafati invece si continua a lavorare sul pacchetto italiani dopo Scott Ulaneo e Federico Miaschi. Ecco Alessandro Zanelli, capitano lo scorso anno della Nutribullet Treviso e nuovo giocatore per coach Marcello Nicola, anche lui nuovo. Nomi sul taccuino: Nate Mason, Tariq Owens e Thomas Wondetensee, sul quale sono state molte le voci che lo vorrebbero in giallo-blu. Attenzione, perché potrebbe essere lui il colpo che completa il pacchetto italiani senior a disposizione di Marcello Nicola. Un roster che in questo momento vede solo tre giocatori: Scott Ulaneo, Federico Miaschi e Alessandro Zanelli. Scafatti, che poi ha salutato il capitano di sei lunghe stagioni, Riccardo Rossato, che quindi lascia ed è quasi fatta per lui per il passaggio a Trapani. Ancora nulla dal punto di vista del quintetto, mancano tutti gli stranieri per coach Marcello Nicola. Un mercato, quello di Scafati, che rispetto all'anno scorso potrebbe svilupparsi un po' più tardi. C'è l'idea di rinnovare Chris Pinkins, c'è la voglia di rinnovare Chris Pinkins, sul quale si era vociferato addirittura di Napoli, ma questa voce al momento non trova fondamento. Andiamo in casa Treviso, dove è stato ufficializzato il primo nuovo giocatore della stagione, ed è Valerio Mazzola, ala lo scorso anno a Pesaro, grande tiratore dall'arco, giocatore capace di allargare il campo, un profilo che serviva al coach Frank Vitucci. Attenzione però alla posizione di mezzanotte, nessun rumor per quanto riguarda gli altri arrivi: Leonardo Fagian, Francesco Scariuzzi, Poli Paoli Cap, Osvaldo Sudiricius, D'Angelo Harrison e Valerio Mazzola in questo momento al roster. Il quintetto vedrebbe Harrison, che ha appena rinnovato, manca solo l'ufficialità, Poli Sudiricius e Poli Cap già nella nostra grafica, mancano il playmaker e l'ala grande. Attenzione in casa Varese, perché voi vedete in copertina Davide Moretti, ma presto la dovremo cambiare. Perché? Perché su di lui è fortissimo l'interesse di Venezia e sembra si sia già giunti a un accordo. Nessuna incorporazione nuova per quanto riguarda l'Open John Metis Varese, ma tanti nomi che girano dal reparto lunghi, dove Derek Cook, centro lo scorso anno alla Dolomiti Energia Trentino, Ethan Esposito lo scorso anno a Verona, ala forte, e Jeff Brooks, ala forte lo scorso anno a Venezia e che cerca un posto vicino a Milano per motivi familiari, potrebbero essere nomi spendibili in questo mercato. Attenzione allo spot di playmaker, dove in caso di partenza ormai quasi certa di Davide Moretti, il posto potrebbe essere preso da Bruno Mascolo, sul quale però è forte anche la Virtus, che vorrebbe offrirgli un rinnovo. Tuttavia, tutto da vedere per quanto riguarda l'evoluzione del playmaker di Castellammare di Stabia. Andiamo a vedere quello che è il roster in questo momento a disposizione di coach Hernan Mandole: Moretti, Librizzi, Virginio, Mannion, Okeke, Elisea Sui. Tanti, tanti, tanti giovani. Mannion non lo abbiamo ancora messo nel quintetto, ci sarebbe tranquillamente, ma non sappiamo ancora se ci sarà nel roster di Varese, perché sta aspettando offerte dall'Europa. Al momento queste offerte latiterebbero e quindi potrebbe esserci l'automatico rinnovo dell'accordo con Varese per 400.000 euro annui circa. Andiamo alla prima neopromossa in ordine alfabetico: Trieste, che ancora non ha fatto movimenti in entrata, non ci sono ancora rumors, vedremo se ci sarà qualche rinnovo. Per quanto riguarda però il roster in questo momento a disposizione di coach Jamion Christian, gli unici con contratto sarebbero Ariel Figlioi e Stefano Bossi. Figlioi, che ha avuto il rinnovo automatico con il conseguimento della promozione. Ancora vuoto il quintetto di base della formazione biancorossa. I giuliani però potrebbero cominciare presto a mettere in ordine le loro caselle per affrontare di nuovo la Serie A, dalla quale sono mancati solo per un anno. Andiamo all'altra formazione promossa, Trapani, che è stata al centro delle polemiche per le dichiarazioni del suo presidente Antonini, che addirittura per un momento
ha paventato l'idea di lasciare sia la formazione cestistica che quella calcistica, al momento ha smentito, anche se la prima notizia l'aveva fatta passare anche dal suo media personale, cioè dal suo media di proprietà, cioè Telesud. Tuttavia, è un gioco che gira intorno alla richiesta di Daspo nei suoi confronti avanzata dalla questura di Bologna e probabilmente anche per altri motivi. Vedremo quello che sarà. L'altra motivazione addotta dal presidente era stata quella della poca, scarsa partecipazione alla festa del 13 giugno per la promozione delle due squadre di sua proprietà. Rumors che però continuano a girare intorno alla formazione granata. Riccardo Rossato sarebbe vicinissimo ad essere il primo italiano firmato dalla formazione affidata a coach Andrea Diana. Su dietro di lui Paul Biglia. Primi nomi stranieri riguardano Austin Willy, centro lo scorso anno al Toffa Spursa. Potrebbe anche essere la pedina che sposta Chris Orton nel spot di 4. Vedremo quali saranno le idee tattiche. Nomi poi forti quelli accostati a Trapani, come Avuto Abbas, sul quale però c'è forte Milano, Stefano Tonucci, sul quale Milano è forte per cercare di rinnovarlo per altri 2 anni, Marco Spissu, in uscita da Venezia, su di lui c'è da battere la concorrenza di Reggio Emilia, addirittura si è parlato di un'offerta per coach Luca Banchi, addirittura di 1 milione a stagione, offerta smentita, ma sembra che effettivamente ci sia stata, ma sia stata gentilmente declinata. L'altro nome che gira per la backcourt di coach Andrea Diana e il pacchetto italiano sarebbe quello di Giordano Bortolani, guardia quest'anno a Milano. Roster per il 2024-2025, non abbiamo ancora tutti i dati dei contratti, ma al momento quelli certi sarebbero Amara Livegovic con un contratto per il 2025 e corruzione fino al 2026, Stefano Gentile contratto per la prossima stagione, così come Pierpaolo Marini, anche se dato in uscita su di lui varie formazioni di A2, l'ultima sarebbe Verona, e poi Chris Orton, la cui relazione contrattuale si è automaticamente rinnovata con la promozione. In questo momento Trapani è ancora un cantiere aperto nel quintetto, bisognerà capire cosa farà Gedino Te, che potrebbe essere il punto di partenza del backcourt del coach ex assistente di Scariolo alla Virtus, così come Orton potrebbe essere il punto di partenza nello spot di pivot o essere spostato in caso di arrivo di Willy. Andiamo invece alla Reyer Venezia, una Reyer che ancora non ha ufficializzato nulla, ma sembra avere in mano vari profili. Perché? Perché si parla di Carl Whittle, ancora non ufficializzato, Tyler Ennis, per il quale sembra che ci sia stata un'offerta oltre i 400.000 euro, inizialmente rifiutata perché il giocatore sarebbe aspettando l'Eurolega, ma sembra da più fonti che alla fine si sia arrivati ad un accordo. Bisognerà capire cosa succederà quando finiranno i playoff in Israele, dove l'ex Napoli è andato a finire la propria stagione. Vicinissimo invece Alessandro Lever, che a ore dovrebbe essere un nuovo giocatore oro granata. Per il backcourt vari nomi, vicinissimo Moretti, ma si fanno anche i nomi di Bruno Mascolo e di Juan Lovito Fernandez, che tornerebbe a giocare dopo 2 anni di ritiro dovuti a problemi di salute mentale, che ha dovuto affrontare problemi di depressione dai quali sembra essere davvero uscito rinfrancato. Per la zona della guardia tiratrice, una zona che dovrebbe essere di Region Tucker se si riuscisse a rinnovare, ma sulla quale ci sarebbero tanti dubbi, visto che Region Tucker sarebbe anche un obiettivo della Virtus. Attenzione ai nomi che vengono anche dall'Eurolega. Sarebbe il caso di Edmond Sumner, che stanno allo Zalgiris Kaunas, allenato l'ultima parte di stagione da Andrea Trinchieri. Gli altri due nomi sarebbero quelli di Xavier Monfort dell'Apoel Tel Aviv, che sta disputando la finale del campionato israeliano contro il Maccabi, derby in finale. E poi Langston Galloway, quest'anno a Reggio Emilia, ex New York Knicks, giocatore che in Italia quest'anno ha messo a referto oltre 16 punti di media, con un massimo addirittura di 38. Andiamo a vedere quello che però ad oggi è il roster, perché c'è Andrea De Nicolao, sul quale però ci sono voci di una fuoriuscita, Davide Casarin, Jordan Parks, che dovrebbe rinnovare ad oggi per opzione fino al 2025, Kyle Wilcher, che ha
il contratto con opzione fino al 2026. Fino al 2026, opzione d'uscita alla fine invece della prossima stagione. Stessa cosa di Mefion Luca Vegnele, che avrebbe il contratto per la prossima stagione, ma potrebbe uscire. In questo momento però sono tutti e due, sia Parks che Cavegnele, dentro lo scacchiere di coach Neven Spachia. Una volta in Sanreggio Emilia, che invece è un po' attendista sul mercato, lo scorso anno molto più rapida, ma è anche vero che tanti giocatori importanti sono già nel roster. Davide Alviti, Marco Spissu, Filippo Gallo, giovane guardia, quest'anno la CGE con Piacenza, e Giordano Bortolani sono i nomi più interessanti. Su Davide Alviti, attenzione anche alla concorrenza di squadre che potrebbe essere la Virtus, che però vedremo come si muoverà dipendendo dalla situazione di Abi Abbas. Su Spissu e su Bortolani, concorrenza di Trapani. Il roster della formazione di coach Dimitris Priftis in questo momento è praticamente già privo, è già reso con una fisionomia importante, perché restano Vietti, resta Jamar Smith, resta Michele Vitali, resta Sasha Grant, resta Matteo Chillo, resta Momo Payet, che ha rinunciato al draft NBA, e dovrebbe rimanere, salvo uscite, Darion Atkins, uscita che però potrebbe essere esercitata dalla squadra. Dipenderà da quello che finirà il mercato. Tuttavia va detto che il GM Coldebella non sembra avere fretta di muoversi, anche perché con Sweet e Fagli nel quintetto base si ha già un buon punto di partenza. Smith, che però è molto probabile che giochi pochi minuti vista l'età. Attenzione quindi a quelli che saranno gli altri quattro stranieri di contorno. Pannoni Cremona, che invece ha firmato Federico Posera, ha firmato Luca Conti in arrivo da Trento. Nessun giocatore del, possiamo dire, del quintetto base, ma nel quintetto base potrebbe entrare Paulebois, che resterà a Cremona sebbene in prestito da Milano. Gli obiettivi sul breve termine sarebbero tutti italiani: Guglielmo Caruso, Federico Zampini e un clamoroso ritorno del passaportato italiano, del giocatore di formazione italiana Joseph Mobio. L'azzurro ex Cremona, ex anche Scafati, potrebbe essere nuovamente agli ordini di coach Denis Cavina dopo la polemica separazione dello scorso anno. Andiamo invece a vedere quello che è il roster a questo punto, con Zanotti, che avrebbe opzione fino al 2025, Federico Poserra, Luca Conti, Paul Ebuà, che è in prestito da Milano. Ebuà potrebbe occupare lo spot di ala forte titolare, vedremo che cosa succederà. L'ultimo capitolo invece è quello della Virtus, che ancora non ha fatto movimenti d'entrata, ancora in azione di calcolo del budget per la stagione 2024-2025, rumors che però si sprecano. Chris Jones, Rajon Tucker, per parlare delle guardie, ma attenzione perché Graciulis dovrebbe essere cosa di pochi giorni l'ufficialità, e si riunirebbe con coach Luca Banchi. Luca Vildosa invece sarebbe il sogno per la cabina di regia, mentre per lo spot di pivot l'ultimo nome ventilato è quello di Tarik Jones, quest'anno all'Anadolu Efes ex Pesaro. Roster che invece è praticamente fatto, mancherebbero solamente alcuni dettagli, salvo uscite. Daniel Hackett, Alessandro Paiola, Marco Bellinelli, Isaia Cornier, Ondjen Dobrić, Tornike Scenghelia, Achille Polonara, Devonte Kejkok, Ante Zizic e Brian Dunston. Attenzione perché l'idea è quella di rinnovare Audu Abbas per tenerlo quantomeno con un minutaggio maggiore, visto la grande stagione che ha fatto. Su di lui però c'è Milano, c'è Trapani, ma c'è anche, a quanto pare, un'offerta molto sostanziosa proveniente dall'estero. Questo invece è l'attuale quintetto con cui giocherebbe Luca Banchi. Manca la guardia straniera titolare su Corredo, comunque Bellinelli entrerà dalla panchina, cosa che comunque non si è vista quest'anno, però con l'avanzare dell'età potrebbe essere anche molto più comprensibile un minutaggio ridotto del capitano bianconero. Cordinier in questo momento confermato, Scenghelia però il grande dubbio in questo momento c'è, ma su di lui si aggirano grandi interessi delle squadre di Eurolega. Vedremo se verrà esercitata un'opzione d'uscita o meno. Chiudiamo quindi qui il nostro speciale mercato, è stato lunghissimo. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre qui, sempre sul parquet di Indo Paint. Ciao a tutti.
Oh,